Quante emozioni questa sera per questa bella presentazione? Tantissime emozioni, forse una per ogni persona presente nel palazzetto, di persone ce ne sono state tante. È un'emozione grandissima parlare di sport, perché come sempre è una grande, grande, grande forza per vivere in maniera coesa, per fare attività tutti quanti insieme e divertirsi, crescere e rafforzarsi a livello proprio sociale. Quindi la Libera Virtus ha fatto un grandissimo lavoro, sono una squadra bellissima, parlo di una squadra perché anche se si tratta di due squadre, la ricordiamo, la Cava Libera Virtus e la Civillo, Libera Virtus una per la B2, Girone H e l'altra per la Serie D, in realtà sono una grande famiglia, io l'ho scoperta questa sera e sono orgogliosa di essere stata. Per il nostro telegiornale, quali aspettative per questa stagione? Beh, le aspettative sono state dichiarate da noi, dalla società. Quest'anno è un campionato di vertice. Non ci possiamo sbilanciare zona playoff o primi in classifica, perché non conosciamo moltissime altre squadre di questo girone. I gironi sono cambiati. Però sicuramente abbiamo un roster completo, dalle prime linee, dalle titolari alle riserve, di ottima qualità. Quindi i risultati devono essere previsti, sono quelli di un campionato di vertice. È stato un mercato abbastanza difficoltoso, Marco? È stato un mercato difficoltoso, impegnativo, molto interessante ma molto impegnativo. Perché purtroppo bisogna farlo nell'arco di un paio di mesi, bisogna farlo velocemente, trattare tantissimi atlete, tantissimi procuratori. Però devo dire che siamo arrivati al 31 agosto con il roster completo. Dimmi quali sono le tue emozioni dopo questa bella serata. Beh, è stata una serata molto importante. Ciò significa che la società sta facendo bene sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista della visibilità, e questo è molto importante. Abbiamo una bella visibilità adesso anche a livello nazionale, stiamo conquistando la nazione e questo ci fa molto piacere. Poi se siamo anche confortati dai risultati, e spero che vengano quest'anno, andremo ancora di più alla grande. Senti, le aspettative sono importanti quest'anno, anche se forse rimane ancora il rammarico per l'anno scorso per aver preso i playoff per un solo punto. Ma no, non è che rimane il rammarico, abbiamo fatto molto bene l'anno scorso, quest'anno cerchiamo di fare meglio, però abbiamo ancora da vedere le squadre avversarie e come si sono rinforzate. È chiaro che abbiamo una squadra importante, dobbiamo sempre giocare contro un avversario che dall'altra parte, quanto alle squadre prime della classe, tra virgolette, danno sempre un po' di problemi. Noi ce la metteremo tutta e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo quest'anno.